C'è stato un tempo in cui in questa zona industriale ci lavorava davvero tanta gente, adesso le cose sono leggermente cambiate. Questa qualche anno fa, 7-8 anni fa, era una delle zone industriali più vivaci di tutto il Mezzogiorno. Aveva visto grandi investimenti di multinazionali straniere, peraltro con contributi anche pubblici, che avevano messo in piedi un bel circuito, una bella mobilità in termini di occupazione, soprattutto di manodopera giovanile. Ci sono aziende dove la media età dei lavoratori è intorno ai 35 anni oggi, penso alla Bridgestone. Questo è un esempio di quello che è oggi la zona industriale di Bari, c'erano dei cartelli di vendesi e fittasi. Certo, il problema è anche questo, c'è anche probabilmente una politica che va rimessa in piedi rispetto al recupero di questi siti. Sono importanti siti, capannoni industriali, costruiti con le migliori tecnologie e molte delle quali anche con investimenti pubblici, non più utilizzati. Allora noi dobbiamo fare in modo che queste strutture possano essere e possano attrarre gli investimenti. È desolante. È tristissima sta roba. Qualche anno fa da queste parti, a quest'ora, c'era traffico, c'erano mezzi che trasportavano prodotti finiti, c'erano operai, ora qua c'è distruzione, c'è abbandono. Tra l'altro anche queste megastrutture, che esternamente possono dare l'impressione di tenere all'interno chissà quanti dipendenti, molto spesso sono sovradimensionate ormai. All'interno di queste megastrutture poi lavorano 10 dipendenti che magari sono in cassa integrazione a rotazione, che sono in contratto di solidarietà, perché si fa veramente fatica a tenere aperte queste strutture. Poi però fortunatamente ci sono anche delle notizie positive. Beh, questa è la Magneti Marelli, questa è un'azienda storica ormai a Bari che resiste, non solo resiste, ma investe su questo territorio ancora, continua a mantenere i livelli occupazionali e li aumenta. Qualche tempo fa ha annunciato un ennesimo investimento su questo territorio. Questa è un'azienda diversa, per esempio la Osram, un'azienda che oramai diciamo è abbastanza superato rispetto ai prodotti, forse non ha investito adeguatamente in tecnologia e in ricerca. Oggi abbiamo qui dentro 200 lavoratori con una cassa integrazione sempre attiva che ci preoccupa moltissimo. E questo poi è l'emblema della zona industriale di Bari. La zona industriale di Bari. Qua avevamo oltre 200 lavoratori, era un'azienda che faceva carrelli elevatori, era un'azienda che sul mercato stava benissimo, facevano un prodotto di qualità. E di colpo hanno deciso di chiudere questa azienda, e il dramma è che nella chiusura era stata, diciamo, anche stata garantita una riconversione industriale. A giugno finisce la cassa integrazione, rischiamo di mettere per strada senza ammortizzatori sociali e senza stipendio oltre 200 giovani lavoratori con le loro famiglie. Questo è un altro esempio positivo, insomma, un altro po' di ossigeno nella zona industriale. 40 milioni di euro investiti per il sistema farmaceutico, questa è un'azienda farmaceutica, farà nuove assunzioni. Poi passiamo da un'altra eccellenza, dalla Getrag. Sì, ma nel 2005 la Getrag volevano chiuderla. Si è tenuta a Bari questa azienda perché grazie anche agli investimenti pubblici si è garantito un investimento in termini di tecnologia. Però di fronte però c'è la Divania, dove lavoravano centinaia di lavoratori, che oggi è un sito chiuso, abbandonato. Questa è un'azienda che continua a difendersi con le unghie e con i denti. Abbiamo fatto un accordo qualche giorno fa per difendere 100 posti di lavoro. All'interno di queste strutture ci sono anche tanti lavoratori che non sono metalmeccanici oppure addetti alla catena di montaggio. Qui ci sono custodi, c'è le mense, c'è le pulizie, insomma c'è tutto un sistema che gira intorno alle fabbriche e alle aziende. Ed è chiaro che se muore la zona industriale di Bari, muore un pezzo di Bari, non c'è nulla da fare, anzi della provincia di Bari.